La Marvel ultimamente sta facendo dei film davvero di merda, dove non c'è neanche un cattivo. Sono tutti personaggi incompresi. Come tutti i film della Disney, in realtà, come Encanto, che ho visto recentemente. Mentre la DC sta sfornando dei film piuttosto belli. Per esempio, Joker, nonostante abbia degli errori, anche piuttosto fastidiosi, è comunque un bellissimo film. E The Batman ha quasi zero errori. Però comunque quegli errori li puoi anche non vedere. Poi che non farci caso, va bene, li puoi giustificare. Ma ora parliamo. Quali sono questi errori? Perché questo film è così bello? Il film inizia con una spiegazione di Batman, che appunto interpreta Robert Pattinson, dove lui è più un fascista. È più qualcuno che per avere ragione, per far rispettare la sua ideologia delle cose, utilizza la paura, utilizza la violenza. Ok? Nonostante sia dalla parte tecnicamente del giusto. È comunque una sua percezione della giustizia. Quando vedevano i batsegnali criminali, come diceva Batman stesso, era un avvertimento. E quindi ogni volta che vedevano una parte di buio, no? Un'ombra, si spaventavano perché non sapevano dove era Batman. Ma come dice Batman stesso sempre, lui non è ovunque, ma questo loro non lo sanno. E quando lui arrivava, non è che arrivava come gli altri supereroi, tipo, yeah, sono Superman! Sono Spider-Man! No, no, lui arrivava che prima si sentivano i passi, lenti passi, che facevano spaventare giustamente i criminali, e dopo arrivava lui dall'ombra e li picchiava a sangue. E nonostante lui tecnicamente facesse parte dei buoni, perfino i civili avevano paura di lui, perché tecnicamente non è esattamente buono. Cioè lui faceva, lui puniva i criminali, ma questo non vuol dire che salvava i cittadini. Siamo capiti? Sì. Complimenti al regista che nella parte iniziale, ma anche nella parte centrale e finale, si è concentrato su delle scene che mostrano Gotham come sporca, per esempio c'è dell'immondizia per terra, ma anche con delinquenti che passano, la città è completamente oscura. E questo è giustissimo, perché nel fumetto, comunque Batman esattamente, è un personaggio che sa che Gotham è una città corrotta, una città e che non ha possibilità di migliorare, eppure lui cerca di migliorarla lo stesso, anche utilizzando la violenza. Una cosa personale che non mi è piaciuta molto è stato il rapporto fra Alfred e Bruce Wayne, perché qui non solo non hanno chissà che rapporto, ma Bruce Wayne è proprio stronzo con Alfred. Gli dice per esempio: tu non sei Wayne, non ti comportai come mio padre, coglione, lui è l'unico parente che hai, gli ha insegnato in questo film l'arte del combattimento, l'ha cresciuto, lo aiuta, lo assiste, mantiene il segreto. Grazie a lui riesce a, diciamo, non entrare in crisi Bruce Wayne, perché appunto ha dei problemi economici nel film, come viene detto. Però lui se ne fotte perché a lui interessa soltanto salvare la città. Un altro rapporto che sempre personalmente non mi è piaciuto è stato quello del commissario Gordon con Batman. Perché nonostante il commissario Gordon sa che è tutto corrotto, il sistema di polizia, e mi è piaciuto il fatto che lui crede soltanto a Batman, era troppo il poliziotto che sta dietro a Batman, cioè era un po' sottone, non aveva un carattere come sul Cavaliere Oscuro, per esempio. L'enigmista nel film all'inizio uccide il sindaco e Batman si dirige lì, dove c'è stato il delitto. Tutti i poliziotti lo osservano, osservano Batman, Batman osserva loro, sente che tutti lo stanno criticando e lui si sente a disagio. E quando ho visto questa cosa, quando l'ho visto, ho fatto tipo: sì, dammi questo, dammi di più, perché questa cosa è normalissima, è giustissima, perché se tu vai in giro vestito come un pipistrello, è normale che ti prendano per il culo. Sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è. Perché uno vestito col mantellino, con la S e le mutande a perizoma, è normale che non è normale. È normale che non è normale. Però, questa cosa, questi piccoli dettagli mi piacciono, ecco. Quindi, l'enigmista ce l'ha con Batman e gli fa degli indovinelli che io non sarei mai riuscito a capire, almeno non così velocemente. Però, a quanto pare, Bruce Wayne ce la fa perché comunque Bruce Wayne, ovvero Batman, è molto intelligente, è molto strategico, quindi ci sta che lui riesca a capire delle cose che gli altri non riescono a capire. Onestamente,
mise all'inizio mi ha un po' spiazzato come si comportava, perché sembrava piuttosto cringe con quelle live, con quei video che faceva, no? Come si comportava. Ma è perché sono un coglione? Perché non avevo ripassato chi era l'enigmista. Però ne parleremo dopo. Quindi Batman cerca di risolvere questi casi. Nel frattempo, via vai, si va con la conoscenza della gatta nera che è bellissima. Non solo, è presa sputata dal fumetto esteticamente, come quasi tutti i personaggi. Quindi non è soltanto una cosa attoriale, ma anche estetica. Batman qui è vigilante da soltanto 2 anni, quindi ancora è molto acerbo, sia dal punto di vista ideologico, ma anche dal punto di vista di come svolge le cose, no? Infatti, quando lui cerca di buttarsi dal palazzo utilizzando il mantello, si schianta e ha paura di utilizzare il mantello perché non è molto capace. Una cosa che non mi è veramente piaciuta di questo film, ma in realtà questo vale per tutti i film di adesso, quelli recenti, è il fatto che è stato fatto per tutti e quindi presenta delle limitazioni. Ora, posso essere nostalgico perché, ad esempio, ho visto Carrie recentemente e quella era completamente senza censure, quindi ci sono parti di nudo, di violenza, di sangue integrale, mentre in questo no. In questo, quando c'è una spogliarellista, tutto pixelato, tutto coperto, tutto appannato. Quando c'è delle scene violente, tutto appannato. Quando Batman o qualcun altro, come l'enigmista, picchia a morte o uccide qualcuno, non viene esattamente mostrato l'azione. Cioè, viene visto dalle spalle che sta dando il pugno, magari, però non si vede la faccia del decapitato. Cioè, non ti fa dire basta, basta, sta picchiando tecnicamente il cameraman. E quindi ti dà fastidio, cioè a me ha dato un sacco di fastidio. Poi lo capisco perché alla fine Batman è un supereroe e quindi è anche per i bambini. E la gente, cioè i bambini vogliono sicuramente vedere Batman, però che cazzo? Cioè, perché dobbiamo avere paura di far scandalizzare i bambini? Non c'è nessun problema. Cioè, la violenza esiste. Le cose brutte esistono. Non puoi coprirle così. Però quindi per questa cosa, dai, è un errore che comunque hanno tutti i film, ripeto, recenti, quindi chiudo un occhio. Però non posso chiudere un occhio quando, per esempio, Batman si butta dal palazzo, come già spiegato con il suo mantello, sbatte sulla strada e non si fa nulla, neanche un graffio. Gli arriva una granata addosso. E neanche un graffio, non si fa nulla. Cioè, rimane cioè, sviene per un po' di tempo, ma in faccia neanche un graffietto, né una cicatrice, un livido, mai. Perché non fare un graffio? Perché non fare uscire un po' di sangue? Ci sta! I bambini non si scandalizzano per un po' di sangue, anche loro sanno che esce il sangue dal corpo umano. La parte centrale del film si suddivide in due parti. Sembra che ci sono due film insieme. Uno che riguarda l'enigmista e un altro film che riguarda la mafia Gotham, dove parla di Maroni, di Catwoman, il rapporto che hanno loro due. E sinceramente a me questa parte del film non mi interessava molto e sinceramente ho fatto fatica a capire le cose perché non mi ricordavo i nomi di Maroni eccetera perché non sono appunto un fan di Batman. Oppure semplicemente ero disattento io, non lo so perché, però ho avuto fatica nel ricordarmi i nomi e nel capire le cose. Poi non so come ha fatto Bruce Wayne a non sapere che sua madre era pazza, però tralasciamo su questa cosa che alla fine non è niente di che. Quando ho visto finalmente il volto dell'enigmista, io sono stato travolto da tale bellezza, come Leopardi con Silvia, come Dante con Beatrice e io con l'enigmista. Perché? Perché aveva quelle espressioni, quelle cazzo di espressioni. Io reputo l'enigmista il miglior attore di questo film. Il migliore. Aveva quel sorrisetto che non era tipo "Io sono pazzo", come magari Joker di Suicide Squad o altri pazzi come sono descritti recentemente, ma qualcosa di più implicito, ok? Qualcosa di più introverso, non tipo è la controparte di Batman. Loro due lottano per la stessa cosa, solo che Bruce Wayne è una persona che si sente vittima di quello che è successo ed è vittima della situazione, nonostante sia ricco. Nonostante i giornali, la polizia, tutti siano preoccupati per lui. Cioè, hanno paura che Bruce Wayne muoia perché lui è un personaggio importante. Mentre l'altro è un disperato. Una persona che vive in un orfanotrofio,
quindi anche lui non aveva genitori come Bruce Wayne, solo che appunto era povero, non poteva permettersi neanche di dormire in un letto da solo, aveva paura di morire di freddo o mangiato dai topi. Appunto nel finale, quando Batman comincia a picchiare selvaggiamente un seguace dell'enigmista, che si scopre essere quel tipo con cui Bruce Wayne aveva parlato alla cerimonia funebre, il tipo gli dice soltanto una cosa, ovvero io sono vendetta. E lì Batman capisce. Capisce che lui non può essere vendetta. Vendetta è l'enigmista. E lui non può permettersi di essere come lui. Perché è sbagliato questo modo di approcciarsi. Lui deve essere speranza. Quindi Batman, che stava in alto rispetto ai cittadini che stavano affogando, si butta in acqua e inizia a salvarli. Fa molto riflettere. Perché in questo film tutti commettono degli errori. Tutti sono sbagliati. Bruce Wayne commette degli errori, suo padre ha commesso degli errori, Catwoman ha commesso degli errori e molte di quelle volte è colpa della vendetta. La vendetta ti porta a diventare te il cattivo. Invece, quando c'è un problema, quando qualcuno ti tratta male o tratta male qualcun altro, non bisogna prendersi con quella persona che alla fine verrà sostituita, come appunto sostituiscono Maroni col pinguino. Quindi non è cambiato nulla. Ma bisogna aiutare chi ne ha bisogno. Infine, nella scena finale appare il Joker. Sinceramente non so cosa aspettarmi. L'attore che ha interpretato il Joker ha fatto Eternals ed è stato il miglior personaggio di quel film, perché tutti gli altri non mi sono piaciuti per niente. E vediamo cosa succederà, se sarà bravo, se non deluderà le aspettative. Io spero tanto di no. Per me potevamo finire anche con questo film e basta. Sinceramente avrei preferito l'altro Joker, perché mi era piaciuto tanto l'altro Joker, però va bene così. Va bene che fanno dei film a sé stanti, delle saghe diverse, non una continuity che fanno come la Marvel. Mi va benissimo. L'importante è che sono tutti film belli e che non cerco di collegare qualcosa con qualcosa di vecchio, unire quello con quello, perché si crea soltanto un casino. Grazie a tutti per aver ascoltato la mia recensione. Noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao.